Atleti, buongiorno. Siamo al venerdì 1 giugno, iniziato giugno finalmente, weekend molto molto importante. Questo c'è il campionato italiano di media distanza all'Overe, dove gareggiano un bel po' di atleti miei, di amici, e sarà sicuramente una bella bella gara che io ancora non so se riesco ad arrivare in giornata perché ho un po' di contrattempi, ma cercherò di arrivare. E inoltre c'è un'altra gara importante, vediamo se riesco a fare questo. Allora, no, Ale, volevo farti partecipare, però hai qualche... non riesci a partecipare, vediamo se riesco, Volevo fare una prova. No, non so perché Ale, ma mi dice che tu non sei disponibile nella partecipazione. Non so se sei collegato con una rete particolare. Prova a vedere se cambia, che volevo farti salutare il gruppo. Proviamo nel frattempo a parlare. Comunque Ale Di Stefano sta per gareggiare a The Championship, che è il campionato mondiale di challenge, del circuito challenge a Samorin sulla distanza, alla media distanza, sul 70.3. È una gara alla quale abbiamo lavorato, anzi ha lavorato di più lui, ha sudato molto di più lui, però l'abbiamo preparata molto bene e nonostante i suoi impegni a lavoro, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo sempre come amatori, non è mai il percorso ideale, però l'ha preparata a dovere e quindi non vedo l'ora di seguire la sua gara questa domenica. E se mi stai sentendo, Ale, perché ti vedo collegato, non vedo la possibilità di invitarti. Non so se c'è qualche setting nel tuo profilo, nel tuo collegamento adesso, visto che sei in giro. E Ale adesso è in aeroporto, perché deve prendere l'aereo per andare a Samorin. Però vabbè, se no ci proviamo dopo. E intanto vado avanti con le domande, così non ci perdiamo, non perdiamo tanto tempo, ok? E parto da una domanda che mi ero perso, un po' vecchia, sempre sul discorso nutrizione, che so che piace sempre tanto. E in effetti c'era una domanda di Niccolò Carlini che chiedeva, sempre sul discorso della glicemia, dei carboidrati, e faceva la domanda su come comportarsi con il pasto dopo allenamento lungo a digiuno, ok? Il contesto è che io nel mio gruppo e cerco di chiedere non sempre a seconda della stagione, a seconda del percorso che sta facendo, di fare almeno un allenamento a digiuno di corsa in settimana e al mattino. Questo per in sostanza per promuovere o per abituare il fisico a attivare tutte le enzime che utilizzano che aiutano a utilizzare il grasso come energia e stimolare il corpo a utilizzare sempre di più il grasso come energia. Quindi e non è facile farlo all'inizio perché non c'è adattamento e quindi si fa molta fatica, però con il tempo questo allenamento si riesce a fare e porta dei ottimi benefici. Ovviamente quando si fa un allenamento così, un allenamento di fondo senza particolari picchi di fondo inteso come di resistenza, ma senza particolari picchi di intensità, perché no, non si ha la glicemia per supportare un livello di intensità elevato. E la domanda è Nicolò, è quella di cosa faccio come pasto dopo un allenamento così perché la glicemia sarà a terra e quindi la risposta a Nicolò è molto semplice, dopo un allenamento del genere sicuramente ti serve un pasto molto glucidico per ripristinare le riserve che saranno consumate in modo importante, visto che sei partito con le riserve già abbastanza basse della glicemia dopo una notte a digiuno, diciamo, perché durante la notte non mangi, ed è quindi con il consumo dell'allenamento sarà ancora più bassa. Quindi è importante ripristinare le riserve il più possibile con il pasto subito dopo allenamento. Quindi un pasto molto glucidico e completo, quindi anche con proteine, però un po' di grassi, però sostanzialmente sbilanciato sui carboidrati. Quindi puoi mangiare qualcosa anche di glucidico con dei carboidrati semplici, con degli zuccheri, proprio per stimolare in questo caso, in questa situazione è importante stimolare l'insulina, ok? Quindi andare veramente a provocare un aumento di insulina per andare a immagazzinare questi carboidrati che hai mangiato. E ricordiamoci che l'insulina non è un ormone che fa male, semplicemente va regolata durante la giornata.
dopo allenamento ci è molto utile, è un ormone, come parlavamo l'altro giorno, anabolica, ci aiuta a immagazzinare riserve, quindi dopo un allenamento che sicuramente ha consumato tante riserve al nostro fisico, è importante cercare di ripristinare il prima possibile. In questo caso l'insulina ci aiuta. E quindi un pasto con dei glucidi subito dopo un lungo va benissimo. Mangia bene senza buffarti, però puoi mangiare tranquillamente con dei glucidi in più. Prova a vedere se si collega Alessandro, mi sa che non riusciamo. Vabbè, era per fargli un saluto, un bocca al lupo prima del suo viaggio, della gara, se no rimandiamo, non ce la faccio, comunque riproveremo. Se no lo chiameremo in causa, lo chiameremo per un'intervista come abbiamo fatto con Walter a Roma, chiederemo anche a Alessandro di raccontarci un po' la sua gara di Samorin, magari settimana prossima o quella dopo. Ok, basta, questa era la prima domanda di Nicolò. Vediamo adesso di vedere le altre. Nicolò, non so se intendevi questo o volevi qualche approfondimento in più, perché a volte mi fai le domande, ma non, se era questo, spero averti risposto, se no chiedimi perché non mi era tanta chiara questa, se ti bastava questo come risposta. Ok? Ecco, visto che l'ha chiesto Nicolò, una delle cose che dicevamo nell'ultima diretta, parlavamo proprio dell'importanza di equilibrare gli stimoli negli allenamenti, ma in tutto lo stile di vita, per ottimizzare il recupero, che è una cosa che io cerco di fare sempre con i miei atleti, cercare di agevolare il più possibile la loro capacità di recupero in modo tale che possiamo anche caricare di più per assimilarlo bene senza farci del male e comunque continuare a progredire. Quindi meglio riusciamo a recuperare, più possiamo caricare, più performiamo nel tempo, ok? E mantenendo ovviamente la salute. Per ottimizzare il recupero, una cosa fondamentale, visto che l'ha chiesto Nicolò, è mangiare dopo allenamento e mangiare anche con dei glucidi, soprattutto dopo allenamenti molto intensi o dopo allenamenti che durano più di un'ora, anche se non sono tanti intensi, perché questi vanno a utilizzare le nostre riserve di glicogeno. E quindi molta attenzione al pasto, perché io sento a volte di gente che dice: "Ah, mi sono allenato, non ho avuto tempo, ho mangiato un panino piccolo al volo e sono andato a lavorare". Ecco, questo crea uno stress enorme nel fisico, perché il nostro fisico sta cercando le risorse, se non gliele diamo, lo manteniamo con un livello di stress molto alto dopo allenamento e così finiamo per rimanere stressati tutto il giorno, e il recupero si abbassa, e il livello di cortisolo rimane alto e soprattutto se fate caso, quando fate queste cose qua, durante il resto della giornata arrivate a mangiare schifezze, cose molto glucidiche, perché il vostro fisico cerca di compensare questa mancanza di nutrienti e vi fa venire una fame un po' nervosa dopo. E finite per mangiare male e molto di più che se non avessi mangiato subito dopo allenamento. Quindi attenzione a questo: il pasto dopo allenamento è fondamentale. Cercate di farlo al massimo entro mezz'ora che avete finito l'allenamento, in modo tale che avete un beneficio dal punto di vista anabolico e stoppate un po' il flusso di ormoni, diciamo, cataboliche, principalmente il cortisolo, e il vostro fisico entra in una fase più di recupero, di ripristino dell'energia e così entra in una situazione di subito di recupero che vi porta a assimilare l'allenamento molto bene. Ok? E ecco, mi ero perso un attimo, però andiamo avanti sull'altra domanda. Sto cercando di vedere se si collega Alessandro, ma mi sa che non ci riusciamo. Ok. C'era una domanda di Massimiliano. Max sta per fare una gara particolare che fanno a Venezia. C'è il challenge questa settimana, ecco, mi stavo dimenticando, c'è il challenge a Venezia, quindi anche in bocca al lupo per chi lo fa. Ci sono un po' di polemiche sui percorsi, perché veramente hanno fatto un percorso bici disastroso, piatto a più giri, quindi un po' vergognosa la cosa, direi. Però se la dovete fare, ormai siete là, cercate di godervela, cercate di coprire la distanza e di fare comunque questa avventura con il migliore spirito possibile. Max non fa il challenge completo, ma fa la distanza che sono i 3,8, e quindi il nuoto completo, i 130 di bici invece di 180 e 24 di corsa invece di 42 della maratona. E lui mi dice: "Secondo te, José, conoscendomi, Max lo conosco da un po', ahimè, scherzo, Max, conoscendomi, vale la pena di fare la frazione corsa con una delle pause di cammino? Con delle pause di cammino o provare a correre la tuta?"
all'Elvamen, anche se non mi piaceva l'idea, abbiamo fatto molto bene, che ne dici? Allora, sì, Max aveva fatto l'Elvamen l'anno scorso e contro sua volontà io le avevo suggerito caldamente di fare delle pause nei ristori e di camminata. E una camminata ovviamente non da seduto, non dove si rallenta e si sente un atteggiamento un po' di fallimento, ma una camminata un po' spedita con una certa velocità, senza esagerare, però giusto per utilizzare muscoli diversi, avere la possibilità di mangiare, di idratarsi meglio ai ristori e poi ripartire con la corsa. Quindi diventava più una corsa dal ristoro al ristoro, dove ad ogni ristoro si concedeva o si concedeva questo lusso di camminare un pochino. E la camminata era comunque breve, non è che camminava per 5 minuti, camminava dai 30 secondi a un minuto, adesso non mi ricordo il protocollo che abbiamo definito di preciso, però comunque non troppo lunga. E semplicemente per poter mangiare meglio e per poter utilizzare per un attimo muscoli diversi. E il consiglio in quel caso lì è di partire già subito dal primo ristoro, anche se non si sente il bisogno perché si è ancora freschi, però il concetto è di farlo ad ogni ristoro in modo tale che i muscoli rimangono molto, diciamo, poco stressati e ottengono da subito questa gestione alternata tra corsa e camminata senza arrivare a iniziare a camminare quando i muscoli sono già molto segnati. Ok? Questo è il protocollo. Ale, ti vedo adesso collegato, fra un po' ti invito, non so cosa hai fatto, però adesso ti puoi collegare. Fammi finire un attimo con la domanda. Lui l'aveva fatto così, ovviamente per Max, che è uno che corre la maratona piuttosto forte, alle 3:10 anche di meno, lo si avvicina alle 3 ore, e lui non voleva fermarsi ai ristori perché lo vedeva come una cosa sbagliata e quindi rallentare il passo. Ma la sua grande scoperta è che facendo con queste piccole pause, in realtà la media di corsa è stata molto buona, perché facendo queste pause di recupero di camminata gli è consentito di mantenere una media complessiva più alta, perché quando correva molto più forte. Non ha avuto il calo a livello muscolare, a livello di calo di energia verso la fine, e quindi è stata una corsa molto molto ben gestita con una media complessiva alta, buona, diciamo, non alta come velocità, come tempo. Quindi adesso mi sta chiedendo se per una gara di 24, quindi molto meno, vale la pena farlo. Un po' ti ho già risposto tra le righe. No, non vale la pena perché è molto più corta. Soprattutto tu sei un grande corridore, tu sei un corridore leggero, molto adattato alla corsa, sei molto abituato ai chilometri, quindi per te correre non è uno stress particolare. Se tu fossi un corridore neofita, ti direi sì, fai le pause ad ogni ristoro. Tu non sei un corridore di questo tipo, sei un corridore molto esperto e le tue gambe sono abituate a questi maltrattamenti, e anzi per te non lo sono perché le assimili bene. E quindi 24 km, anche se hai fatto il nuoto, la bici, non hai bisogno di queste pause continue. Un suggerimento mio, più che altro per un aspetto mentale, dividi la gara in due, ok? Quindi prenditi il ristoro del chilometro 10 quando lo troverai. In quello cammina, concediti un minuto, anche un minuto e mezzo di camminata, ti riprendi e dici ok, da qui in poi accendo ancora di più i motori e corro forte negli ultimi 12 km, 13 km. Quindi giusto per darti un punto d'arrivo e spezzare la gara in due, ma non perché tu abbia bisogno, come nella maratona, di spezzarla di più e evitare un calo muscolare alla fine. In questo caso te lo chiedo giusto per dare un po' di scambio ai muscoli, e a metà gara più o meno vedi tu se tra i 12 o 15, a seconda dove sono i ristori, e dopo lì ti fermi, ti riprendi un po', cammini un po' e da lì mantieni una media di corsa elevata fino alla fine, ok? Quindi questo te lo lascio un po' a gestire a te, però la risposta secca è non ne hai bisogno secondo me. E puoi tranquillamente correre tutta la gara senza avere un calo importante nella corsa, perché tu corri bene, i 24 km per te non sono un grande impegno. È un po' d'acqua. Ok, visto che c'è Ale, prima che lo perdiamo, perché deve prendere l'aereo giusto per salutarlo, proviamo a vedere se riesce a collegarsi. Ale, ti invito adesso. Papà. Tanto finché si collega, vado. Ok, c'era una di Massimo. Tanto vediamo. Ale si sta collegando. Eccolo qua. Il coach. Aspetta, che mi tolgo il microfono.
Metto così, se no non si vede. Sei di lato, ti devo guardare così. Ecco, che c'ho la telecamera e questo è l'iPad, c'ho la telecamera dall'altro lato e quindi dovrei metterlo in verticale. Ok, sei un po' al buio, vedo una perché c'ho la pista d'atterraggio dietro. Bravissimo, come stai? Sei pronto? Benissimo. Ok, racconta un po' a tutti cosa vai a fare, che così magari per chi non allora, lo sa. Quindicesimo medio, dopo quattro anni dal primo, sembra una cosa strana, ma stamattina ho visto la notifica di una pubblicazione che ho fatto quattro anni fa sul primo 70.3, fatto il primo giugno proprio. Oggi parto, vado a fare il quindicesimo. E... ecco, ti sei bloccato perché mi sa che... del challenge, insomma, una gara a cui ci si qualifica, insomma, quindi... è andata sicuramente bene perché probabilmente insomma qualificazione strappata coi denti, la gara giusta, quella che ho fatto a Roma l'anno scorso a luglio, e quindi insomma adesso confrontarsi con tra virgolette una parte dei migliori fondamentalmente tra gli amatori è comunque un bello stimolo. E poi insomma questa è la prima gara che faccio in cui ci sono degli elite veramente veramente di caratura mondiale, Lionel Sanders, Sebastian Kelly, ci stanno tutti, e infatti spero di incontrarli e magari di fare pure qualche foto, qualche video da postare su Triathlon Passione, insomma. Brava, e poi fare le cate polpacci, magari. Che secondo me lo vedi, ti volevo dire che se durante la corsa mi passa Kelly, cerco di tenere il suo passo. Ok, bravo. In bici la vedo un po' più difficile, ma provaci, dai, non si sa mai. Infatti sì, anche perché ho visto un video di un allenamento suo dell'altro giorno, andava a 20 all'ora, correva a 20 all'ora, mi sa che non ci sarà proprio speranza. E comunque niente, finale mondiale 70.3, mi sento benissimo, forse non mi sono mai sentito meglio, ma anche mentalmente, molto tranquillo. Carico sicuramente, insomma, per niente teso, almeno al momento. Vediamo che cosa succede domani, dopodomani in gara, insomma. Però diciamo che la consapevolezza di una buona comunque condizione, che comunque va avanti da tempo, e quello che comunque abbiamo costruito negli ultimi anni con un allenamento costante, mi danno comunque la tranquillità di poter fare una gara buona. E come hai detto tu tante volte, e questa volta ne sono convinto pure io, la gara inizia quando scenderò dalla bici, perché diciamo che la parte prima sarà tutta quanto dello sforzo per cercare poi di arrivare alla fine, avere forze per fare una mezza maratona forte, insomma. Comunque, bravo, sensazioni ottime, perfetto. No, non diciamo niente adesso, Stiamo... No, non diciamo niente. Comunque vada, io sono contentissimo con quello che hai fatto, Ale, quindi... Sì, sono quindi... super soddisfatto. Ecco, dai, allora ti lasciamo tranquillo perché fra un po' devi prendere l'aereo, però okay. Noi ci sentiamo quando torni, che ci racconti l'avventura. In questi due giorni vi tartasserò di post, vai tranquillo. Bravo, così bravo, mi fate dai, compagnia, visto che vado da solo. Ok, no, rilassati, concentrati, fai le tue cose che sai come farle, poi ci sentiamo con calma quando torni. Io ti seguo ovviamente live dal computer, perché purtroppo non riesco a essere là con te, però ti seguo. Sappi che sono qua dietro il collo tuo a seguirti mentre corri, ogni split sono lì a vedere dove sei, quindi vai tranquillo. Quindi poi ci sentiamo. Vai. Ok. Dammi una spinta, un abbraccio, ci sentiamo allora. Okay. Ciao ragazzi a tutti. Ci sentiamo ciao, allora, buon viaggio e poi ci sentiamo con in bocca al lupo. Ciao, ciao, okay. Grazie del ciao. Ciao. Tu perché mi sa che non si chiude, non so se hai un click per chiudere. Ok, aspetta. Tac. Ok, forse ce l'abbiamo fatta.
Allora, ecco, grazie Ale. Vi prometto l'intervista dopo gara, che così ci racconta un po' come è andato tutto e così sappiamo un po' come è stato l'ambiente anche del campionato del Challenge. Torno alle domande, che c'è un aumento di Massimo. Ok, mi ha anche risposto adesso. Comunque, Massimo era interessato a un video che l'ho postato nel gruppo, non so se l'avete visto tutti, che avevo postato, condiviso tempo fa nel bar del Triathlon Passione, dove condividevo un'analisi che ho fatto con il mio gruppo di coaching, dove parlavo dello stato di stress recupero, un'analisi che faccio, una delle analisi che faccio per tenere sotto controllo questo equilibrio di cui parlo sempre tra lo stress che viene dall'allenamento, ma non solo allenamento, anche del nostro stile di vita, perché siamo amatori, quindi dal lavoro, dalla famiglia, dagli imprevisti e via dicendo, e il recupero, e quindi la nostra capacità di dormire bene la notte, di gestire bene i nostri carichi di allenamento per recuperare anche con gli allenamenti, di mangiare bene e comunque anche di gestire la nostra rilassatezza, la nostra capacità di riposare, di fare delle pause nella nostra vita. Quindi avere un equilibrio tra stress e recupero è fondamentale per la salute, ma anche per chi vuole avere delle performance. Quindi Massimo chiedeva di questo video se poteva fare il test, io non mi ricordavo e l'ho condiviso con tutti che avevo condiviso questo breve video su questa analisi, e mi chiedeva se potevamo farlo per voi nel gruppo, però le ho detto che purtroppo mi richiede una lavorazione, un'analisi posteriore, quindi non è così veloce, quindi no, non lo posso fare, lo faccio solo con gli atleti. Però quello che posso fare, senza fare il test, è darvi qualche consiglio su come si può, percepire o valutare, anche se non in modo preciso matematico, perché la precisione matematica non esiste in queste cose, però come potete incominciare a capire se state andando un po' fuori squilibrio tra stress e recupero, ok? E sono dei segnali molto chiari che potete valutare. Dovete essere anche molto sinceri con voi stessi per capire se stanno accadendo, perché a volte facciamo così e vogliamo far finta che non accadano, però ci sono. Quindi, se siete molto sinceri con voi stessi, quello che potete valutare sono queste cose. Dal punto di vista fisico, vedrete che se state andando fuori equilibrio, probabilmente siete sempre infiammati, avete sempre dolori muscolari, incominciate ad avere lesioni, quindi tendini che vi fanno un po' male, che si infiammano con facilità, o avete sempre molto dolore muscolare dopo gli allenamenti. Quindi a livello muscolare sentite questi segnali che il recupero non avviene più di tanto. E questo come segnale molto chiaro. Un altro segnale a livello, se volete, più psicofisico, psicologico, è quello di sentirvi sempre molto irritabili, quello ve lo dicevo già l'altro giorno, e quindi se siete molto nervosi e qualsiasi cosa vi stressa, e appena vi dicono qualcosa al lavoro o con il vostro compagno a casa, avete dei problemi spesso, vi sentite che vi infiammate subito, che quasi tutto vi fa saltare i nervi, ecco, questo vuol dire che il livello di cortisolo è molto alto e non riuscite veramente a gestire le situazioni di stress e state andando in saturazione. Pensate che sono gli eventi esterni che vi portano a scatenare questa reazione, però ricordatevi che siete voi che filtrate quella reazione, e se la vostra capacità di filtro, di gestione è andata un po' a farsi benedire, vuol dire che probabilmente siete in squilibrio, ok? Quindi i fattori di stress esterni ce ne sono tutti sempre, chi più chi meno, ma ce li abbiamo sempre nella vita. Come le gestiamo è quello che fa la differenza. Quindi quando perdiamo la capacità di gestione e siamo molto irritabili e tutto ci fa saltare i nervi, ecco, questa è un'attenzione, perché probabilmente state andando un po' oltre. In questo caso lo sport, e ve lo dico, vi fa bene, però se lo fate a livello blando, aerobico, non andate a fare le ripetute intense, non andate a fare i lavori troppo pesanti, perché i lavori troppo pesanti sicuramente vi pagano in condizione fisica, però a livello di stress per il fisico, che comunque si somma allo stress del lavoro, di casa e tutto, è troppo pesante. Quindi utilizzate lo sport in questo caso semplicemente come un'attività di sfogo, di rilassamento, e non andate a fare attività troppo impegnativa. Quindi andate fuori, è stata all'aria aperta, che questo aiuta, però fatelo in modo molto blando, molto ricreativo, ok? Finché non riportate un equilibrio nella vostra vita.
Un altro aspetto da vedere quando siete un po' fuori equilibrio, lo capite anche perché fate fatica a dormire bene. Magari non solo fate fatica ad addormentarvi, però magari vi addormentate anche in fretta, però durante la notte vi svegliate più volte. Quindi un sonno irrequieto, che non vi consente di riposare bene, che fate fatica a dormire profondamente, soprattutto quando aprite gli occhi siete subito attivi. Ecco, in questo caso vuol dire che anche in questo caso state andando un po' fuori equilibrio. Quindi sono segnali molto chiari. A livello emotivo, pensate anche quanto siete motivati, quanto volete allenarvi. Se avete perso un po' questa voglia di allenarvi, se siete meno motivati, se avete meno un atteggiamento positivo, anche questo è da tenere in considerazione. Probabilmente state un po' esagerando con il carico, o comunque avete talmente tanti problemi attorno a voi, in famiglia, al lavoro e via dicendo, che il carico di lavoro e di allenamento deve essere un po' ridotto, perché sicuramente quello lo potete gestire e ve lo autoimponete, quindi non sottoponetevi a più stress quando siete già molto stressati con il resto della vostra vita, ok? Questi sono un po' i consigli generali, è un tema sul quale io lavoro molto con i miei atleti, addirittura ne ho fatte la tesi e istituto su questo lavorando con la FITRI in passato, è sicuramente una cosa sulle quali noi mettiamo molto l'accento perché per il mondo degli amatori questo è fondamentale, è importante sicuramente per gli atleti d'elite. Però per l'amatore è doppiamente importante perché l'amatore ha un ambiente di lavoro, un ambiente di famiglia che sicuramente occupa molto più spazio nella sua vita, che non quello che succede con un professionista che si concentra principalmente sull'allenamento. Quindi quando c'è molto stress, nella vita, nel lavoro, quello che, lo stress che viene dallo sport deve essere ridotto per portare un minimo di equilibrio, ok? Questo era il concetto massimo, dopo magari ne parliamo, visto che mi hai risposto, però adesso non mi soffermo a leggerlo, perché sennò diventa una diretta troppo lunga e non vi voglio annoiare. C'era un'ultima domanda di Petri, che me l'aspettavo da un po', quindi forse la lampadina si sta accendendo per Petri. Petri ha iniziato a fare triathlon, è un biker molto, molto bravo. Che è sfegatato con la mountain bike e ha iniziato a fare triathlon da poco, relativamente da poco, quindi dall'apertura del coaching group di ottobre dell'anno scorso fino adesso è con noi. Però voglio dire, non ha fatto ancora tanto triathlon, però già parte la domanda, quella che l'avevo suggerito io in passato, che sarebbe stata il suo percorso, quello del triathlon off-road, ovviamente, quindi dove si usa la mountain bike. E la domanda di Petri è questa, dice: vorrei parlare di un argomento che trattiamo poco, ma lo facciamo proprio perché la maggior parte di noi pratica il triathlon in mare, lago, strada, quindi quello normale, non xterra, non off-road. Vorrei discutere un po' di triathlon off-road. I principi di base restano sempre gli stessi? Chiedo questo perché è chiaro che soprattutto nella seconda frazione si passi molto tempo in soglia e nella terza e spesso i percorsi sono misti con dislivello. E allora Petri, tu ne sai anche parecchio di allenamento e secondo me la domanda già la risposta un po' la conosci, però proviamo a rispondere per tutti. Sicuramente le caratteristiche dell'off-road sono quelle che hai detto tu, quindi lavori molto, molto intensi, con momenti molto intensi, momenti un po' meno intensi, però con picchi di intensità molto elevati e quindi a soglia anche fuori soglia, per le salite in bici, per tutto. E lo stesso nella corsa per il tipo di percorso misto. E inoltre c'è un aspetto, e quindi da questo punto di vista può assomigliare molto all'allenamento che si fa per le corte distanza, corte distanze nel triathlon normale. Quindi dal punto di vista, se vuoi, metabolico, muscolare, c'è molta somiglianza con il triathlon di corta distanza. Quindi molti lavori a soglia, fuori soglia, molto intensi. Con variazioni di ritmo e di questo tipo qua. L'aspetto che deve essere integrato, e questo penso sia abbastanza evidente perché è uno dei cardini di un buon sistema di allenamento, è che sia specifico, ok? E quindi se tu ti alleni per l'off-road, però lo fai su strada, lo fai su pista atletica o comunque su asfalto, e non sull'ambiente off-road, ti troverai ovviamente senza avere la tecnica di guida in mountain bike, senza essere abituato all'ambiente, senza avere la tecnica soprattutto per le discese nella bici, ma anche le salite tecniche, piuttosto che la tua caviglia non sarà così abituata sui percorsi trail dell'off-road e quindi puoi avere un po' di problema o comunque un maggiore affaticamento. E quindi, per fartela breve,
assomiglia molto a quello delle corte distanze dal punto di vista dei lavori, di intensità, tutto, però molti di questi lavori li dobbiamo fare anche nel terreno specifico e quindi in sostanza quando vai in bici, non ti dico tutti per questione di tempo, non puoi andare sempre nei sentieri a fare le cose tecniche, però quando fai il lungo almeno a settimana devi farlo su quel percorso là. Così come la corsa lunga devi farla per forza in un ambiente trail che assomigli all'ambiente di gara. E quindi aggiungi la specificità dei percorsi per mantenere le qualità tecniche che ti servono in una gara di questo tipo, che sono molto alte. Tu sei molto bravo con la tecnica, tu sai guidare molto bene la mountain bike ed quindi ti basta poco per riprenderla, però comunque se vuoi gareggiare a un certo livello devi sicuramente dedicare del tempo nella mountain bike per poterla gestire bene e fare la differenza sia in salita ma anche in discesa, come sai bene. Lo stesso per la corsa. E quindi quando ti alleni, se il tuo obiettivo diventa quello, è difficile avere troppi obiettivi di triathlon. Se tu vuoi essere uno specialista dell'off-road, sicuramente la maggior parte dei tuoi allenamenti devono essere orientati a quelli. Come chi vuole fare principalmente le gare di lunghe distanze, la maggior parte dei suoi allenamenti devono essere orientate alle lunghe distanze, che hanno delle caratteristiche diverse. Chi vuole fare le corte distanze, ma su strada, anche loro devono avere la parte specifica e devono essere orientati a quelle. Quindi c'è la parte specificità che si deve rispettare se si vuole veramente performare a un alto livello. Ok? Questo è quanto. Sicuramente alla base ci sono degli allenamenti chiave che si possono fare in settimana, più brevi per mantenere le qualità fisiche se vuoi, e questo può funzionare benissimo. Però la specificità non la puoi perdere, quindi è questa la differenza che devi avere nell'off-road. E secondo me, se tu lo inizi a fare, Petri, ti diverti un mondo perché sei molto portato, te l'ho già detto. Quindi spero tu inizi a pensarci per il percorso da seguire adesso con il triathlon. Ok? Questo è quanto ragazzi, e io mi taccio perché parlo troppo, come me l'ho detto altre volte, e vi saluto adesso per questo weekend, spero di vedervi all'Overe, non garantisco perché è sempre un po' di controtempi a casa, però spero di arrivare in giornata almeno, e così ci vediamo e magari ci conosciamo di persona. E per chi fa il challenge di Venezia, un grande in bocca al lupo, divertitevi. Godetevi anche la bici, anche se non è il massimo, però godetevi la gara in generale, l'esperienza. E un grandissimo in bocca al lupo Ale con il suo challenge, il championship che farà adesso Samorin. Ci sentiamo lunedì e buon weekend, buone gare, buoni allenamenti e buon divertimento ragazzi. A presto, ciao ciao.